a Cesena con Baggio su rigore, ma poi subisce il pareggio con Pier Leone. 200 partiti al premio Finitalia, Green Torino, Ferrero e Tadeo, i migliori della prima categoria. Dominio italiano dei mondiali di skateboard che si sono disputati in questo weekend a Torino. Tre titoli indicati sono andati a Veronese e Paolo Gatti. Iniziamo ovviamente con gli Skena, oggi il galoppo di Modro, di Genova, numero 8, Gualdo Roberto, ha vinto il premio Autunno Vandone. Simpanaglione, Dainty, Simple Brown, servizio di Federico Cattolini. Torino ha ospitato per la prima volta il campionato del mondo di skateboard, questo sport giovane e spericolato nato negli Stati Uniti all'inizio degli anni 60. Nel nostro paese è praticato da circa 20 anni. Nel 1978 è stato riconosciuto dal CONI come sport federale, all'interno della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. Lo skateboard richiede abilità proprie del pattinaggio, del surf e dello sci, ed ha preso a prestito da quest'ultima disciplina la terminologia delle sue specialità, slalom gigante, speciale, parallelo e freestyle. In Italia sono migliaia i tesserati che praticano lo skateboard a livello agonistico. Alla prova mondiale torinese hanno partecipato una settantina di atleti, in rappresentanza di 12 paesi. Dominio degli italiani. Sono pubblicati tutte le settimane.